Buonasera e benvenuti in un nuovo video. Questo è un video Get Ready With Me. Dato che mi devo preparare, ho detto perché non girare un video, così provo la palette, quella che mi è stata regalata da una di voi, da Eulalia. Visto che dovevo fare il video del trucco del mio compleanno, poi lo farò, perché stasera non è il caso di truccarmi così pesante, perché comunque dobbiamo andare dall'oculista per Francesco. Sì, dopo andiamo a cena, però comunque non mi va di truccarmi troppo pesante. Farò un trucco comunque molto semplice, giusto per fare un mi preparo con voi, perché a me piacciono tantissimo, io ne vedo tanti e quindi ne avevo voglia da tanto tempo e ho deciso di girare questo video. Vi ho un po' posizionati un po' in bilico, sperando che tenga, perché comunque volevo che diciamo l'inquadratura fosse più, diciamo, più davanti a me possibile, ma non è possibile, perché comunque, come sapete, ho lo specchio, ma lo spessore è piccolo, cioè lo spazio, e il cavalletto, vabbè, non riesce a tenersi bene, speriamo bene. E niente, ragazze, infatti mi sa che già dovrei sistemarlo ancora meglio, perché adesso non posso aprire il cassettino. Oddio mio, aspettate. Allora, ok, sono riuscita ad aprire anche il cassetto, ce l'ho metà aperto e quanto pare sembra che tenga, speriamo bene. Comunque iniziamo, perché comunque è già tardi. Allora, come prima cosa iniziamo con la base. Io, come avrete visto in uno dei miei video, ho acquistato questo correttore, questo qui dell'Astra. Io avevo preso lo 05, però quello che io avevo prima, aspettate perché devo fare piano, ho paura che cade tutto, è lo 03. Sì, però questo qua, lo 05, è molto meglio di questo, cioè è ancora meglio, anche se qui ancora ce n'ho un pochino, però questo qua, dato che va più nell'aranciato, cioè più mi va a correggere meglio le mie maledette occhiaie. E niente, quindi vado a mettere questo. Io uso questa spugnetta qui, questa è vecchissima, la presi se non sbaglio da Essence, anche se ce n'ho un'altra presa da Wycon, ma devo dire la verità che non mi trovo benissimo e uso sempre questo, quindi dopo lo vado a stendere con quello. Quindi vado ad applicare il correttore. Allora, io avete visto, no, come lo stendo anche in alcuni punti un po' dove ho delle macchie, quindi vado un po' a correggere con il correttore. Come avete visto, ho fatto anche un po' i capelli, mi andava di farmi un po' i capelli mossi, visto che è da tanto tempo che non li facevo. Dato che avevo tempo, mi sono dedicata a farmi, diciamo, un po' di boccoli. Adesso ci ho messo due pinze, giusto per tenerli, perché quando mi trucco mi danno fastidio i capelli davanti e quindi cerco sempre di alzarli, a parte perché si possono anche sporcare con il trucco, e quindi vado sempre a metterli all'indietro. Allora, ok, penso che vada bene, ne vado a mettere un altro pochino, anche se lì sono molto più evidenti, forse secondo me è un problema di luci, visto che comunque io non ho le luci quelle là da poter mettere per fare un effetto, diciamo, diverso. È una luce un po' gialla questa, e quindi comunque secondo me anche quello che sembra che si evidenziano di più, ma vi assicuro che da qui comunque me le corregge abbastanza bene. Ok, una volta messo il correttore, vado ad usare il fondotinta, questo fondotinta di Wycon, questo è NW25. Questo devo dire che mi trovo bene con questa colorazione, anche se è quasi finito, dovrei riacquistare,
Però aspetto un altro po' e poi lo prendo, perché comunque è da pochissimo tempo che sto riutilizzando il fondotinta, perché per parecchio avete visto ho usato solo terra di questa palette qui. Come avete visto ne ho messo pochissimo. Lo vado a portare anche sul collo, eh. Ok. Devo dire che questo fondotinta a me comunque piace molto. Io so, ho sia questo qua della Wycon che questo qua di Kiko. Sono molto simili come fondotinta, quindi mi trovo bene. Allora, poi, come sapete, sto usando la cipria, questa qua della Dermocura, che è stupenda. Poi c'è una profumazione veramente buonissima e poi mi piace molto perché comunque non mi segna per niente il contorno occhi, perché alcune cipre me lo segnano, cioè mi fanno tutte quelle righe bruttissime e quindi questo qua devo dire che non mi segna. Io lo vado a mettere sempre dentro al tappino e poi vado a picchiettarlo così. Ok, allora poi dopodiché fatto la base, come prima cosa io vado ovviamente a farmi le mie sopracciglia, sempre con la matita questa qua di Kiko. Io uso la 05, ecco qui, mi trovo benissimo, ma sono tanti anni, cioè parecchio che la uso. E mi trovo bene bene bene, le vado ovviamente a pettinare, quindi faccio le sopracciglia e noi ci vediamo dopo. Allora ragazze, sopracciglia fatte, allora ci dedichiamo agli occhi, dopodiché continuiamo, vabbè, la base devo mettere solo la terra e il blush. Allora però visto che io voglio utilizzare, come vi ho detto, la palette questa qua di Makeup Revolution, Non contiene un contenitore, un contenitore. Ciao Roma. colore panna da poter mettere su tutto l'occhio, quindi lo vado a prendere dalla Just Peach, questo qui. Infatti c'ha un bel buchetto perché io comunque lo uso sempre, perché vado a mettere così dopo i colori diciamo scivolano meglio. Stasera non riesco a parlare. Ok, allora scusate ma mi è squillato il telefono. Allora continuiamo. Ho messo l'ombretto quello là chiaro che avete visto, per così almeno i colori si sfumeranno meglio. Allora vado a prendere la palette, questa qui è stupenda ragazze. Non so cosa fare, vado così a caso, guardandola un po', cerco un po', non voglio fare niente di chissà, come vi ho detto, pesante, perché comunque non è chissà dove devo andare. Allora, prendo il mio pennellino, questo qua di Wycon E11, vediamo un poco, e prendo, penso, no, prendo, no, penso, prendo questo qui, questo qua, che si chiama Burn. Penso di averlo detto bene, e lo vado, lo prelevo, è un pochino polverosa, vado a applicarlo sull'angolo esterno dell'occhio. Ok, cerco di portarlo anche, diciamo, all'interno dell'occhio. Ok, vado a prendere un altro pennello sempre da sfumatura. Prendo questo qua di Essence.
e vado a sfumare, diciamo, i bordi. Spero che si veda bene. Ok. Poi vado a prendere un pennellino piccolino, questo qua a penna. Riprendo sempre lo stesso colore, Born, e lo porto alla rima inferiore dell'occhio. Ok, penso che comunque vada bene, è abbastanza leggero. Poi prendo. Mi servirebbe un pennellino piatto. Vado a cercare. Questo qui, sempre di un pennellino di Essence, e vado a prendere questo qua, è tipo un viola. Sì, Volcanic. Vulcanic. Penso così si dirà questo. Lo prelevo e lo metto su tutta la palpebra, questa qui. Bello. Perché io comunque di questa palette ho usato solo il colore rosso e un po' di nero per il giorno del mio compleanno, quindi ancora non l'avevo utilizzata, diciamo. Quindi vado a riprendere questo qua, il pennello questo qua è 11, riprendo il colore iniziale Born e rivado diciamo a ripassare all'angolo esterno dell'occhio. Riprendo questo e vado a sfumare. Ok. Prendo sempre il colore questo qua, questo viola, e vado sempre sulla rima inferiore dell'occhio. Penso che così vada bene, solo che voglio riprendere il colore quello là chiaro e Metterlo sul qua, non mi viene il nome stasera, ragazzi, non riesco a parlare, mi dispiace. Ok. Poi prendo la matita nera, scusate che ce l'ho qui dentro. Ok, questa qua di Essence, queste qua automatiche. Si riesce a vedere? Sì. E vado a tracciare, diciamo, una piccola linea di eyeliner. Prendo un pennellino, aspettate, perché lo troverò, che già comunque vedete sporco perché faccio proprio questo lavoro qui. Vado un po' a sfumare la matita e ad alzare un po' la codina. Penso che si veda. Ok. Infine prendo il mio mascara, questo qua di Kiko. Ok ragazze, vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo. Allora ragazze, finito diciamo gli occhi, vi faccio vedere.
Ok. Allora, poi continuiamo la base. Vado a prendere la mia palette, questa qua di Sephora, che è stupenda, ragazze, ve la consiglio, non costa tanto. Comunque ha due blush, come vedete, ha l'illuminante e la terra. C'è anche un'altra versione, però non ricordo adesso bene i colori. Io avevo scelto questa perché la vedevo più per me e quindi avevo preso questa qua, però è ottima, mi piace tantissimo. Allora, vado a fare un pochino di contouring con questo qua, pennello questo qua un po', vedete, angolare. Ok, poi prendo il pennello questo qua per il blush e prendo questo qui che si chiama Rise. 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 Ok, dopodiché riprendo il pennello della cipria e vado a sfumare. Ok, non so se mettere anche l'illuminante, ma un pochino va, tanto. Prendo sempre questo qua della palette, giusto poco poco. Ok, questa palette la adoro, piace tantissimo. E poi come rossetto non vado a mettere proprio rossetto, ma ci metto la matita questa qua di Essence, sì, questa qui, non so se riuscite a vedere, io non riesco manco. Questa è anche waterproof, è bellissima questa matita, ragazze, ve la consiglio, qua dice 6 ore, è bellissima, è un nude marroncino. Vado. Ok ragazzi, questo è il mio trucco, diciamo semplice, non è niente di chissà, molto marcato. Mi piace mettere la matita questa qua perché comunque è molto morbida e devo dire che tiene tantissimo. A volte ci metto anche il rossetto, ma stasera vado a metterci solo la matita. Quindi sciogliamo pure i capelli, perché mi pare. Ok. Li vado ad aprire perché ancora non li avevo manco aperti. Ok. Ok, adesso vi mostro anche come sono vestita, niente di che. Allora, mi metto verso lo specchio così almeno penso che vedete meglio. Ho messo questa magliettina, questa qua che vi avevo fatto vedere in un video anche quando l'avevo comprata, con queste due righine marroncine che a me piace moltissimo. Poi è molto molto morbida come maglia. E vedete un po', non è proprio lunga lunga, però tanto c'ho il giubbino sopra e tanto non è manco tanto freddo, eh. Poi il pantalone questo qua, diciamo tipo classico, con l'elastico, però questo l'avevo preso da Bershka 2 anni fa. Vabbè ragazzi, le mie scarpe che ormai sto adorando, comodissime. Ho messo i calzini, quella di Calzedonia con il fiocchetto dietro. E niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e niente, se vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un pollice in su, se vi va iscrivetevi anche al canale e mi raccomando seguiteci anche su Instagram sempre come Juicy Beauty e noi ci vediamo presto presto con un nuovo video. Ciao!